Catania, tutto il Castello Ursino, laboratorio ludico didattico alla corte di Federico II. Vizzini, conferenza CGIL, lavoro, dignità ed uguaglianza, questo è il tema del convegno. Comune di Ragusa e Soaco, insieme per l'attivazione di una nuova rotta internazionale all'aeroporto Pio La Torre. 66 News, bentrovati, iniziamo con la prima notizia e riguarda proprio la città di Catania. Domenica 27 dicembre 2015, dalle ore 10, tutti alla corte di Federico II. Si terrà al Castello Ursino un laboratorio didattico per bambini. Chi viveva alla corte di un castello medievale? Cosa facevano per tutto il giorno re, regine, dame e cavalieri? Ma soprattutto, come festeggiava il suo compleanno un vero re? Il prossimo appuntamento di Officine Culturali al Castello Ursino svelerà questi misteri, ma solo ai più piccoli che prenderanno parte al laboratorio didattico e un programma per domenica 27 dicembre a partire dalle ore 10. Dal titolo Alla corte di Federico II. Tutto per festeggiare un'occasione particolare, il compleanno di Federico II, il signore del Castello Ursino, nato a Gesi il 26 dicembre 1194, ben 821 anni fa. Come di consueto per gli appuntamenti al castello si partirà dal CUB Castello Ursino Box Shop per lanciarsi nella vita che si viveva quasi 1000 anni fa. I piccoli visitatori scopriranno i segreti del castello e come era fatto, come si viveva al suo interno, come passavano le giornate di chi lo popolava. Chi erano i protagonisti che si muovevano all'interno delle imponenti e rassicuranti mura? Ma non finisce qui. I bambini metteranno in pratica quanto imparato prendendo parte a una rievocazione storica, una vera e propria parata che attraverserà le sale del Castello Ursino per festeggiare il compleanno di Federico II. Chissà quindi a chi toccherà vestire letteralmente i panni del re, della regina e di tutta la corte, dame, cavalieri e alchimisti, cuochi e giullari compresi. Sarà una buona occasione per scoprire le vicende di un castello che è unico nel suo genere, per un periodo particolare qual è stato quello del Medioevo, e per scoprire la storia di un uomo a dir poco affascinante. Il numero dei partecipanti è limitato ed è quindi necessaria la prenotazione ai numeri 095-7102-767 oppure 334-9242-464. Il laboratorio verrà attivato solo al raggiungimento del numero minimo previsto di partecipanti ed è rivolto ai bambini di età compresa tra i 7 e i 12 anni. Adesso siamo a Trecastagni, dalle neviere e nevaroli di Sicilia alla storia della granita siciliana. Una mostra interattiva visitabile fino al 31 dicembre. Domenica 20 dicembre alle ore 17 presso il Museo di Trecastagni, ex chiostro di San Francesco, piazzale Vecchio Municipio, è stata inaugurata la mostra interattiva dalle neviere e nevaroli di Sicilia alla storia della granita siciliana, promossa e realizzata dall'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana. Con il patrocinio del Comune di Trecastagni, è visitabile fino al 31 dicembre 2015. Un tuffo nel passato per conoscere e scoprire nel dettaglio e dall'origine la storia del commercio della neve e della granita artigianale in Sicilia, i suoi personaggi, il territorio e le materie prime. L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, che da poco ho l'onore di dirigere, afferma Carlo Vermiglio, ha voluto promuovere e realizzare questa iniziativa per far conoscere al vasto pubblico un importante tassello della storia economica e sociale dell'isola. Fino all'affermazione della refrigerazione artificiale, negli anni 50 del secolo scorso, la neve delle nostre montagne, in particolare dell'Etna, principale serbatoio della Sicilia, costituì un'importante fonte di lavoro e di godimento per il palato, alimentando la produzione di gelati e sorbetti molto apprezzati tra il 700 e l'800 per la loro qualità e varietà anche dei viaggiatori del Grand Tour. La mostra, a cura di Tiziana Privitera, nasce dalla collaborazione tra lo startup innovativa Interactivia ai progetti collaterali. Il visitatore, spiega la Privitera, sarà trasportato in un contesto dove potrà ammirare pezzi storici e fotografie, leggere testi descrittivi e curiosità, vivere un'esperienza unica attraverso i cinque sensi. L'allestimento è caratterizzato dall'utilizzo di materiali tipici della tradizione, antichi pozzetti da trasporto, mantecatori manuali e a refrigerazione con ghiaccio e sale, arnesi da lavoro, paglia, sacchi, in juta.
partendo dagli antichi Nevaroli, rimandano ai personaggi gli strumenti che hanno fatto la storia della granita siciliana. Gli orari di apertura sono da lunedì a venerdì ore 9:13, domenica ore 9:13, 16:20 ed è possibile appunto avere a disposizione delle visite guidate, quindi poterle prenotare e usufruirne dalle ore 9:30 o solo la domenica anche alle ore 16:30. E siamo a San Giovanni La Punta. Turi Ardizzone è il nuovo segretario della UIL di San Giovanni La Punta. La UIL cresce a Catania e provincia. Oggi è a San Giovanni La Punta, nella sede sindacale di Via Roma, il segretario generale territoriale dell'organizzazione Fortunato Parisi, insieme con tantissimi altri esponenti del direttivo provinciale, ha salutato lo storico responsabile locale UIL Nino Carbone e ha augurato buon lavoro a Turi Ardizzone, nuovo segretario della Camera Sindacale Puntese. Andrea Messina è stato nominato coordinatore delle attività di servizio. Nel corso della riunione è intervenuto il sindaco Nino Bellia. Fortunato Parisi ci ha tenuto a ringraziare Nino Carbone e la moglie Maria per il lungo e qualificato impegno del sindacato dei cittadini. Si è soffermato nel suo intervento e sull'importanza della presenza UIL a San Giovanni La Punta. Presenti tra gli altri i segretari confederali Nino Marino e Salvo Buonaventura, assieme alla segretaria della UIL pensionata Enza Meli. Il centro servizi San Giovanni La Punta, come gli altri della UIL Etnea, realizza assistenza fiscale con il CAF e dispone anche di ufficio vertenze, patronato Italia e UNIAT, Unione Nazionali Inquilini e Segnatari. Le sedi di UIL sono anche sportello ad hoc per la difesa dei consumatori e multietnie. Nelle scorse settimane, infine, la UIL ha avviato un servizio di assistenza e ascolto per le vittime di violenza e curato dalla psicologa Cristina La Rosa, con la quale è possibile prendere appuntamento telefonando al numero verde 800 913104. Adesso passiamo a Caltagirone. Affidamento ai privati della gestione dello stadio comunale a Gesilao Greco, il no della commissione di gara, l'unica proposta pervenuta ritenuta non di interesse pubblico. La commissione di gara, formata dal dirigente dell'area tecnica e da due funzionari comunali, ha deciso di non accogliere l'unica proposta pervenuta al comune di Caltagirone, in relazione al bando emesso da quest'ultimo per l'affidamento in concessione ai privati della gestione dello stadio a Gesilao Greco. La Commissione ha infatti ritenuto la proposta, che prevedeva un investimento di 891.082,77 euro, di cui 172.918,68 per investimenti di messa in sicurezza dell'impianto sportivo e 718.164,09 per la valorizzazione degli attuali spogliatoi attraverso attività commerciali, non di interesse pubblico, in quanto l'investimento ipotizzato è per l'81% finalizzato all'utilizzo dei locali per attività commerciali e soltanto il 19% è funzionale alla messa in sicurezza dell'impianto. Inoltre, secondo la Commissione, il tempo di ritorno dell'investimento è conseguentemente richiesto dalla proponente per la gestione di anni 30. Un tempo troppo lungo che non realizza gli indicatori di convenienza economica della concessione, in quanto la parte commerciale, che dovrebbe costituire la leva finanziaria per rendere sostenibile l'investimento sull'impianto sportivo, si rivela invece l'obiettivo principale, ponendo in secondo piano, a detta della Commissione, lo scopo preminente che aveva indotto l'amministrazione ad emettere il bando, vale a dire la promozione della pratica sportiva attraverso una piena valorizzazione dello stadio e delle sue potenzialità. L'articolo 11 del disciplinare di gara contempla che l'offerta non sia vincolante per l'amministrazione, che ha la facoltà di sospendere o annullare la gara sulla scorta di valutazioni fondate sull'interesse pubblico. Dall'area tecnica del Comune, nel rivelare l'assoluta linearità del percorso seguito, si precisa che quello in questione era un bando attinente alla concessione di servizi di gestione di un impianto sportivo e non un appalto di concessione di lavori pubblici, che avrebbe questo sì reso necessario un progetto preliminare e il computo metrico dei lavori. Elementi questi che per questo bando non erano invece necessari e non sono stati quindi richiesti,
Mi dispiace, afferma il commissario straordinario del comune, Mario La Rocca, che sia pervenuta solo una proposta. Mi auguro che l'esito di questa gara rappresenti non solo per quanti operano nel settore sportivo, ma per tutti i calatini un motivo per unire le forze, dimostrando così, nel caso specifico, concreta capacità di gestire lo stadio e più in generale di farsi carico del concorso alla soluzione di problematiche che non può essere demandata solo all'ente pubblico. Intanto il Comune di Caltagirone parteciperà al bando natalizio 100 milioni di euro disponibili in Italia dopo l'approvazione della legge di stabilità per l'ottenimento di finanziamenti finalizzati all'inerbimento del terreno di gioco del vecchio Agesilao greco. Adesso passiamo a Vizzini. Venerdì 18 novembre si è tenuto a Vizzini, nella sala congressi il Campanile, una conferenza indetta dalla CGIL del Calatino, dal titolo Lavoro, dignità ed uguaglianza. Il tema del convegno si è incentrato sullo statuto dei lavoratori. Perché viene attaccato? Perché va difeso? All'incontro hanno partecipato Giovanni Romeo, segretario Camera del Lavoro di Vizzini, Totò Brigadeci, segretario generale della CGIL del Calatino, Francesco D'Amico, segretario generale FP-CGL del Calatino, ed ancora Mimma Argurio, componente della segreteria regionale della CGIL. E adesso diamo spazio alla pubblicità. Bentornati, iniziamo con la seconda parte di 66 News e siamo a Ragusa. Il Comune di Ragusa firmerà una convenzione con Soaco per l'attivazione di una rotta internazionale. Approvato oggi dalla Giunta Municipale lo schema di convenzione tra Comune di Ragusa e Società dell'Aeroporto di Comiso, Soaco, per l'attivazione di una nuova rotta internazionale dell'aeroporto Pio La Torre. La convenzione sarà firmata nei prossimi giorni e prevede un contributo complessivo di 100.000 euro, derivati da fondi appositamente inseriti nel piano di utilizzo dell'imposta di soggiorno, con l'obiettivo di promuovere nuove rotte internazionali da e per lo scalo di Comiso, alla fine di incrementare i flussi turistici e i visitatori della città di Ragusa. Un atto di valenza strategica essenziale, spiegano il sindaco Federico Picitto e l'assessore comunale alle politiche turistiche Stefano Martorana. L'attivazione di una nuova rotta consentirà un sostegno concreto allo sviluppo e alla crescita dell'aeroporto del territorio ibleo, con importantissime ricadute dal punto di vista dell'immagine e della promozione della nostra città, nonché aspetto altrettanto centrale. Un ulteriore incremento di flussi turistici che nella nostra città, nell'ultimo anno, hanno raggiunto livelli record, dimostrando ancora una volta la centralità del settore nel futuro economico, sociale e culturale di Ragusa. Siamo a Marina di Ragusa, inaugurato il presepe galleggiante, che è una grande suggestione. Intanto sabato e domenica è ritornata la fiera di Natale al porto e l'animazione per i più piccoli. Inaugurato al porto turistico di Marina di Ragusa, il presepe galleggiante è realizzato su una zattera e con i personaggi della Natività. Il team degli operatori del porto, guidati dal nostro Corrado Lurevice, hanno realizzato il bellissimo presepe che offre delle bellissime suggestioni con riflessi del mare, lo sfondo delle barche ormeggiate all'interno della darsena e con la magica atmosfera che si crea al tramonto. Intanto proseguono le altre attività. Ultimo fine settimana per lo shopping natalizio in Riva al Mare, ritorna la fiera di Natale al porto promossa dall'associazione MOSAC in collaborazione con il Centro Servizi Culturali di Ragusa e il Porto Turistico di Marina di Ragusa. Artigiani creative danno vita a uno spazio in cui è possibile scegliere gli oggetti più utili e carini per un Natale pieno di sorprese all'interno di un'atmosfera che si richiama ai mercatini natalizi. Accanto all'albero del sorriso sono stati infatti allocati vari spazi espositivi dove vengono proposti oggetti artigianali molto particolari e pregiati, frutto della creatività tutta al femminile. Dagli oggetti in ceramica a tema natalizio a gioielli e collane interamente realizzate a mano. Ed è ancora sciarpe, foulard, centrotavola, calze della Befana in lana, e segnaposti per la tavola delle feste. Bellissima anche la collezione di mini presepi realizzati con materiali da riciclo.
Le iniziative fanno parte del cartellone di eventi denominato Natale al Porto. Sabato 19 dicembre alle ore 11 il sindaco Federico Piccitto, alla presenza delle autorità cittadine, ha inaugurato presso il castello di Donna Fugata l'anteprima della mostra di abiti dell'Ottocento siciliano della collezione Gabriele Arezzo Trifiletti sul tema estetica, vanità e mutamento. La mostra, che rimarrà aperta fino al prossimo mese di maggio, l'amministrazione, in occasione dell'inaugurazione della mostra per favorire la fruizione al pubblico del castello nelle giornate del 19 e 20 dicembre, è stata consentita fino alle ore 20. Siamo giunti all'ultima notizia, siamo sempre a Ragusa. Servizio Igiene e Ambientale del Consiglio Comunale prende atto all'unanimità dell'avvenuta approvazione da parte della Regione Siciliana. Il Consiglio Comunale, nella seduta di ieri sera, ha approvato con 23 voti favorevoli su 23 consiglieri presenti la presa d'atto dell'avvenuta approvazione da parte della Regione Siciliana del piano di intervento del Servizio di Igiene e Ambiente dell'Aro Ragusa, coincidendo col territorio di Ragusa, del quadro economico del capitolato speciale d'appalto. L'approvazione di ieri, dichiara l'assessore comunale dell'ambiente Antonio Zanotto, è l'ultima tappa di un iter tecnico complesso da tempo avviato. Sancisce una svolta storica per questa città, ponendola tra le realtà all'avanguardia del territorio siciliano. Tra gli aspetti principali del nuovo servizio, il passaggio alla tariffazione puntuale e l'aumento fino al 70% dei livelli di raccolta differenziata, con il servizio porta a porta, esteso a tutta la città. Un piano, sottolinea il sindaco Federico Piccitto, che mediante la riorganizzazione del servizio e l'ottimizzazione delle risorse disponibili consentirà di ottenere importanti benefici per i cittadini: sostenibilità ambientale, premiabilità per i comportamenti virtuosi, il raggiungimento di importanti livelli di raccolta differenziata sono tutti aspetti essenziali per l'obiettivo centrale di questa amministrazione, ossia la piena operatività della strategia rifiuti zero. Inoltre, l'applicazione dei principi contenuti nel nuovo piano renderà la città di Ragusa un esempio non solo a livello regionale, ma anche a livello nazionale. Anche il Presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Iacono, esprime la sua personale gioia e quella dei consiglieri comunali che hanno contribuito a dare alla luce un atto che può invertire la rotta in un settore strategico quale quello del servizio di igiene urbana. Il Consiglio Comunale ha fatto la propria parte, ribadisce il Presidente Iacono, e adesso bisogna fare prestissimo tutto il resto per fare partire il nuovo servizio, che sono certo vedrà il pieno coinvolgimento e la collaborazione di tutta la città. 66 News termina qui, a seguire il meteo. Restate con noi.